Allora ancora un World Party 2014, siamo qui con Riccardo Patricelli che ci presenterà due autrici, Nadia Betti e Roberta Inceppi. Grazie, a te Riccardo. Grazie. Dunque, a modo mio, perché io non sono un presentatore, vi presento Nadia Betti, che ha già scritto due libri, ne sta scrivendo un terzo. È una giovane nonna di poco più di 50 anni. C'ha un nipotino delizioso, al quale ha anche dedicato due suoi scritti. Non ha una formazione letteraria, però, senza dilungarli troppo, ha scritto un libro, che è questo qua, Il cerchio del nucleo. Molto brevemente vi dico una cosa, tanto per sintetizzare e per farvi capire l'importanza che ha questo piccolo libro. Nella mia biblioteca ci sono più di 1160 libri. Sono libri scientifici, libri di tutti i generi. E fra tutti questi, che io ricordi che ce ne fosse uno che mi è rimasto dentro e che mi ha creato dei significati interiori, che in qualche modo ha anche modificato il mio modo di concepire il rapporto col prossimo, così come l'ha fatto questo libro, non ne ho conosciuti altri. E mi raccomando di leggerlo, perché non potrete non condividere quello che vi ho detto quando avrete letto questo libro. Ecco, non dico altro, però voglio leggervi almeno un paio di poesie, perché sì, è scrittrice di romanzi, di brani importanti, di pensieri di vario genere, però è anche un poeta, una poeta. A me dire poetessa non mi piace, dico una poeta. E, ecco, una fra le prime poesie che mi viene da leggervi è questa. Ti chiamo amore, ti penso e mi perdo nel profondo del tuo essere, nella tua grandezza. Ti chiamo amore. A, come assoluto astratto. M, come miracolo, meraviglia, O, come onnipotenza, omaggio, R, come rinascita, risveglio, E, come etereo, evasione. È tutto ciò che provo scandendo il tuo nome, come aria fresca sulla pelle, al mattino, rapita dallo scintillio del tuo sguardo, scivolo nel mare ardente di emozioni pervaso da un fremito inatteso. Mi commuovo. Le tue mani ora cingono il mio volto con dolcezza e il calore della tua pelle alimenta i battiti del mio cuore, traboccante di passione. Ti chiamo amore. Le tue labbra sfiorano le mie mentre un livido silente spazza via la pena di vivere come fosse condanna. Ti chiamo amore. Ho ricordo di quando mi prendesti per mano, portandoti confessasti di non poter più vivere senza di me. E io vivo per te. Ti chiamo amore. Amore è il tuo nome, amore sono i tuoi occhi, amore è la tua anima, amore sei tu, il sole. Ho uno sconfinato bisogno di te. Ed è per questo che ancora oggi
ti chiamo amore. A chiunque o per chiunque sia una dedica dedicata a una presenza del genere, penso che sia una gratificazione piuttosto complessa. E complessa è la quest'altra poesia, la seduzione della morte, e che è il compiersi, non è un inno alla morte, è il compiersi del compimento alla vita. Accogli il soffio del mio alito gelido, alterno e leggero sulla carne tiepida, fatti sfiorare dolcemente, ascolta i palpiti del mio vibrato nel momento del desiderio più appagante, come non appresso di corpi fusi che si donano l'uno all'altro raggiungendo l'assoluto. Guardami, sono la morte, ti ho cercato per la vita, ti ho raggiunto, adesso è il momento della ricompensa. La morte vive di vita propria. Quando soddisfa la sete di vittoria sulla vita, chiudi gli occhi, ti porto lontano, dentro un abbraccio di nebbia, evanescente, etereo, in un luogo di pace, verso un prolungato letargo, dove il risveglio non è atteso, dove i giorni sono tutti uguali, immutabili, dove il tempo non è tempo. Là, dove la morte si fa vita, spoglia di una carne intensa di spirito celeste. E poi ce ne sarebbero, se volete ve le avremo tutte, ma non sia il caso. Ora passo a Roberta. Io e Roberta siamo stati coinvolti in una mostra a Londra che ci ha molto deluso, mentre invece troviamo in questo calore creato, suscitato, organizzato da Alfredo Biagini, il nostro Bottega. Siamo a noi che siamo tutti qua. E niente, Roberta un bel giorno ha scritto una poesia su un mio quadro, per un mio quadro. E allora, beh, insomma, allora, prima di leggere la poesia, dico chi è Roberta Incini. Intanto per cominciare, è la nipote della mia prima maestra. Pensate, un secolo fa. E si chiamava Roberta come lei. E il suo papà fu un mio compagno di giochi prima della guerra. Ma poi non ci siamo più visti, né io non ho mai saputo più nulla di Roberta. E fino a che un giorno una gallerista ci invitò a questa mostra a Londra, insomma, fummo delusi, non voglio dire. E poi è accaduto che Roberta ha visto un mio quadro, dal titolo I cipressi. È un quadro che ha avuto una certa risonanza anni fa, perché fu scelto per la commemorazione del maestro Mario Castelnuovo Tedesco, nel suo centenario, perché aveva scritto una composizione per pianoforte che appunto fu suonata per la commemorazione. Il titolo di questa sonata era I cipressi e questo quadro fu scelto come immagine per la commemorazione. Vabbè, Roberta l'ha visto in qualche modo e ci ha scritto questa poesia. Cipressi per due. Svettano cipressi blu nel rosa del tramonto.
due. Nell'ora morbida dell'oblio, dritti toccano le stelle. Dignità e rispetto. Sorgerà radioso il domani. Confusi sogni evaporeranno le celle, intimi, le schiette. Certezza nell'aria mutevole, gli accanto timoroso risveglio. Autentici e sinceri, due cipressi abbracciati, ma indipendenti. Dignità e rispetto. Grazie Roberta ancora per questo tuo parola. Roberta Vincenzi legge alcune sue poesie. Voglio precisare che Roberta Vincenzi è una biologa, evidentemente donata anche di questa grande capacità di scrivere delle poesie tenerissime, complete, di tutto ciò che coinvolge i sentimenti dell'umano nei confronti anche della natura. Grazie. Buonasera. E come mi ha presentato, sono molto onorata, perché per me è una grande cosa essere qui con voi. E quello di scrivere per me è una cosa che mi accompagna insieme a dipingere, perché amo la natura, appunto essendo biologa, e vedo nella natura non solo l'aspetto prettamente scientifico, ma anche la poesia che ci dà ogni giorno. Questa poesia la dedico a tutti voi, perché è un'amicizia, e qui mi sembra che si respiri amicizia. Sfumano i colori nell'arcobaleno, giro tondo d'amicizia, giochi di luce senza prevaricazione, equilibrio di note in libertà, disinteressati abbracci lungo curve variopinte. L'amicizia sincera riposa sulla maca di armoniche tinte. Il cielo ha disegnato per noi quell'equilibrio di archi indissolubili. Bravo. E qua volevo dedicarvi questa per la zona paesaggistica in cui ci troviamo, perché me la ricorda molto. L'ora magica. Sul colle, nella sera, si stemperano i suoni, ridono le rondini lungo i cirri rosati, rincorrendo la nostalgia del giorno. Oltre i saggi cipressi, l'arancio del sole avvolge, come una madre premurosa, la campagna intera. Una frescura di pace si adagia sulle incomprensioni, placando ogni gretta meschinità. Rapita, la mente si spaura nell'attesa delle stelle. Mi faceva piacere leggervi una poesia che compare anche nel volume Poeti della Toscana, che dall'immagine della natura i sentimenti che trasmette legati a questa fragilità dell'uomo che ha sulla nostra terra. Il titolo è Pioppi nella neve. Si risveglia la pianura tremante nel gelido febbraio. Insicura, la timida luce gioca tra i pioppi, snelli e frettolosi. La terra dura si poggia al candore della neve e nell'intimo protegge i delicati semi. La vita è immobile, stagliata contro un cielo leggero, violetto. Il ruscello aspetta le risate argentine delle foglie. L'orizzonte attende il ricamo delle chiome tenere. Il suolo, chiuso in un rigido silenzio, pazienta per vestirsi a festa. Anche il cuore si è addormentato. Ferite di ghiaccio hanno fermato il cadenzare rassicurante. Gli eventi della vita, come coi nudi rami, hanno disegnato aride vie. Forse un domani quel chiarore rosa che scivola lieve sulla neve
riuscirà ad inclinare la differenza, la diffidenza intirizzita dell'animo, ed il verde dei prati tornerà a distendersi nelle pieghe del cuore. Allora, concludiamo con un'altra poesia di Nadia Becchi, intitolata Il sasso. Marmoreo, freddo, impenetrabile, piatto, spigoloso, grigio, bruno, nel colore. È banale, superfluo, non serve. Intraccia il cammino e rallenta il ritmo. Lo si guarda indifferenti, non ci serve. Quando si è disillusi, lo si colpisce con la punta della scarpa. Fa da strada alla tristezza. Al bisogno fa da zeppa, l'instabilità è un lontano ricordo. Lo si impiega per fare il nostro nido, una difesa, oppure una zavorra. Senso di libertà, lo si lancia lontano, sull'acqua il tonfo marca l'approdo in cerchi armonici, un cammino interiore, la perfezione. Il sasso purifica il ruscello che nel tempo si lascia plasmare, si arrende al suo volere, la fermezza dolcemente ne devia il corso e ci omaggia di una natura primordiale, lo si può colorare in fantastiche pitture, come uno stilo lo si può adoperare, lo si può scolpire in una forma da guardare, ci si può cucinare, ci si può scaldare. Se soltanto lo sguardo dell'uomo per un po' si soffermasse, per poi passare a quante cose si possono fare con qualsiasi oggetto dall'apparenza banale, anche le cose umili diverrebbero con semplicità, scopo e beneficio per l'umanità. A buon intento.